Sindrome di Stanescu. È una displasia di tipo acondroplasico, tronco relativamente lungo rispetto agli arti, con ispessimento della corticale delle ossa lunghe. Si trasmette con eredità autosomica dominante e si manifesta nell'età infantile. Il quadro clinico è caratterizzato da microbrachiocefalia e faccia peculiare, esoftalmo, macroglossia, disodontiasi, mento piccolo, micromelia rizomelica ed acromelica, più marcata agli arti inferiori, intelligenza normale, statura bassa, da 134 a 144 cm. Il quadro radiologico è costituito da un ispessimento della corticale delle ossa lunghe con restringimento del canale midollare. Sono facili le necrosi ascetiche e epifisarie. Aggravamento progressivo dell'iperostosi e dentulismo completo prima dei 40 anni. Sindrome di Stanescu. Gruppo familiare. Uomo di 51 anni, zio dei due casi seguenti. Tronco lungo ed arti corti. Statura centimetri 134,7. Ragazzo di 16 anni. Primo nipote, statura centimetri 139,3. Bambina di 9 anni, seconda nipote, statura centimetri 95,7. Sindrome di Stanescu, uomo di 51 anni. Teca cranica sottile, omero spesso con corticale densata. Canale delle ossa tubulari della mano ristretto.